Nell'episodio precedente ho scoperto che il mio amico Foxy tramava alle mie spalle. Lui possiede questo mondo, un mondo segreto, dove nasconde i segreti più oscuri e malvagi, come rubarmi la poliziotta del quartiere. Ah, io oggi prometto sulla Mad Family che questo mondo salterà in aria con qualche TNT. E mi raccomando, lasciate un like, ma soprattutto godetevi l'episodio iscrivendovi al canale! Finalmente avrò la mia dolce vendetta! Sì! Che stai facendo al mio mondo? Ciao Foxy! Ehi, allora! Ti piacciono le TNT? Guarda! Allora! Che cosa stai facendo? No, non ti preoccupare! Ho craftato un sacco di TNT! Allora, ho scoperto che hai questo mondo! E siccome devi proteggerti da quelli che griffano, no? Ho deciso di portarti tante TNT. Ne ho craftate. Ma che gentile! Due stack, ecco, un altro stack qua, tieni. Grazie. Prego. Sono stato davvero come ringraziarti. Non ci sono problemi. Grazie mille. Ma senti, posso giocare in questo mondo? Sì, quanto vuoi. Grazie mille, Cristina. Okay. Sei proprio un vero amico. Di nulla. Allora, a presto. Ciao. Però puoi giocarci solo per un giorno, perché poi no. Come un giorno? Senti Foxy, ti volevo chiedere una domanda. Cioè, ti volevo fare una domanda. Sì, dimmi. Quella statua là, no? Che c'è scritto là sotto? Sì. La vedi? Non la leggo, Foxy. Che c'è scritto? La statua. Sì, ho capito. C'è scritto lui sì. È figo. Ah, ok. Va bene, ciao Foxy. È sempre stato qua. Sì. Ciao, a dopo. Ciao. Oh cavolo ragazzi, ci è mancato veramente poco. Il nostro piano stava per fallire. Mi ha beccato proprio mentre stavo piazzando le TNT. Per fortuna ne avevo piazzate pochissime. Cavolo, questo è veramente un problema. Ora cosa posso fare io da solo? Mi tiene sott'occhio Foxy. Oh, ci sono. Posso chiamare la poliziotta. La poliziotta del quartiere. Lei sicuramente saprà come aiutarmi. E sicuro veramente, grazie a lei, riuscirò a griffare questo mondo. Ok, devo chiamarla, dovrei averlo qui da qualche parte, il telefono. Oh, eccolo qui, perfetto. Allora, poliziotta del quartiere. Ok, fatto. Ops, ho fatto cadere il telefono. Ok, sta squillando, perfetto. Oh, pronto, poliziotta! Dimmi, Crazy, che vuoi? Cosa c'è di così urgente? Sto facendo una diretta! Sì, poliziotta, mi scusi. Allora, abbiamo una cosa di estrema urgenza. Foxy ha creato un mondo alle nostre spalle e dobbiamo assolutamente griffarglielo. Ci sono scritti segreti, tipo tu puzzi, ecco, cose brutte, sì. Allora, va bene, gliela farò pagare. Va bene, poliziotta, ti aspetto qui tra mezz'ora, ok? Ok, ciao, finisco di fare la diretta e arrivo. Mi raccomando, sotto l'albero del... Cavolo, ha chiuso, mannaggia. Speriamo l'abbia sentito, cavolo. Ora, devo nascondermi da Foxy. Non deve assolutamente scoprirmi che sto architettando un piano malefico contro di lui. Cavolo, ma dov'è finita la poliziotta? Dovevamo avere appuntamento mezz'ora fa. Dov'è? Crazy, eccomi, sono arrivata nel castello del paese. Poliziotta, ma io ti avevo detto, non sono nell'albero del paese, non nel castello. Vabbè, non è più importante. Esatto. Ah, siamo in ritardo di un'ora. Ok, siamo calmi. Ti spiego cosa è successo. Innanzitutto, non dobbiamo farci vedere da quel brutto e lurido di Foxy. Quello là gioca in questo mondo senza di noi. Sì, lo so, lo capisco. È brutto e cattivo, ma oggi ci vendicheremo, lo sai perché ci vendicheremo? Perché ha detto delle parole brutte su di me. Sì, tu stai anche su di me. Ti dirò di più, voleva rubarti da me. Questo non glielo posso permettere. Sì, dicevo la poliziotta di qua, di là. Sì, gliela faremo pagare. Ma prima ascoltami. Allora, mi rimangono ancora qualche stack. Mi rimane ancora qualche stack di TNT. E qualche secchio di lava. Io. Per fortuna ho preso anche un acciarino per te. Ora ti spiego quello che dovrei fare. Sì. Tu, dato che sai passare inosservato e da gran poliziotta sei un ninja, sì. No? Come si dice? Sì. Ti spiego quello che devi fare. Seguimi, vieni qua. Dovrai... Okay.
piantare questa TNT in tutte le strade del paese. Non sopra, sottoterra, così lui non le vedrà. Che bello. Sì. Dopodiché, dopo che le avrai piazzate tutte, sì, io gli faremo scoppiare tutto. Sì, esatto. Perché se lo merita. Se posso, ti posso chiedere perché se lo merita? Perché tu e lui mi avete fatto esplodere il mio mondo bellissimo, tutto rosa. Lo so. Scusa, poliziotta, l'ho fatta apposta. Concentriamoci qua. Io intanto, mentre tu sarai impegnata a piazzare tutte le TNT, le piazzerò nella casa, nel magazzino, ok? Ok, dividiamoci. Io vado di qua e tu vai di là. Sì, ci vediamo qua tra 2 ore, eh. 2 ore però, non metterci troppo tempo. No, vieni struccata, non me ne frega niente. No, mi devo truccare. Queste donne. Bene, devo piazzare le TNT all'interno delle case, intanto che la poliziotta è occupata in questo modo. Perfetto. Sto passando, Foxy. Che bello il mio mondo. Ti prego, fa che non entri. Aspetta, dov'è? Ah, è qui. Ok. Ah, è di qua, perfetto. Intanto non le vede. Ripiazziamole. Dentro il mio passaggio segreto. Cosa? Passaggio segreto? L'avete sentito? Vabbè, tanto gli faremo esplodere tutto. Faremo un bel botto, sì, Ok, perfetto, questa TNT è come invisibile, ragazzi, perché lui non se ne accorgerà mentre gli spaccheremo tutto il mondo. Perché la TNT, uno, sarà nelle strade sottoterra, e due, sarà nelle via! Oh, cavolo! Ho combinato un leggero danno. Devo muovermi, devo riparare, oppure tutto il piano salta. Ho combinato un casino prima che quello esce dal mondo. Oh, aspettate, dove inizio? La faccio di terra, chi se ne frega. Faccio di terra, dai, muoviti. Cavolo, sono a rischio. Vabbè, dico che è stato un creeper, chi se ne frega. Io che mi preoccupo pure. Questa volta togliamo le pressure plate e tutte le docce di redstone. Perfetto, non ce ne sono. E piazziamo la nostra... via il fuoco. Piazziamo la nostra TNT anche qua e chiudiamo la nostra porta. Perfetto. Questa casa di Foxy, perfetto. Anche qua la bella TNT. Anche qua, perfetto. Che è successo, Foxy? Creeper! Foxy, ascolta, amico mio, tieni tutta la terra per ripararlo. Un creeper. Hanno fatto esplodere il mio passaggio segreto. Cosa? No, non nulla, nulla, credi, puoi andare via. Ok, Foxy, erano 5 creeper, 5 brutti creeper. Lo capisco, va bene, piango per te, non si può dire. Voglio vedere la TNT via. Cavolo, devo sapere a che punto è la poliziotta. È già passato un'ora. Io ho riempito un paio di case, ma possiamo fare di più. Spero che la poliziotta sia in un punto. Anzi, la chiamo. Ok, sta squillando. Pronto, poliziotta? Sì, dimmi, Crazy. A che punto sei col tuo piano? Se te lo dico ti arrabbi. In che senso se te lo dico ti arrabbi? Che significa se te lo dico ti arrabbi? Ancora docciando, tra un po' mi trucco. Cosa? Ma è passata un'ora. Ma devi muoverti, non c'è tempo. Ok, finisco dalla doccia e mi trucco. Va bene, ciao. Ciao. Mannaggia la poliziotta che deve truccarsi sempre. Ah, qui non ci sono TNT, cavolo, gliele devo mettere. Aspettate, ce l'ho un piccone da qualche parte, sì. Perfetto. Oh, cavolo, sono già piene. Dimenticavo. Chiudiamo. Cavolo, ma dov'è finita la poliziotta? Eccomi, Crazy. Eccomi. Ho piazzato tutto di TNT. In che senso hai piazzato tutto di TNT? Scusa, l'hai messa sottoterra come ti avevo detto? Sì. E ho preso anche un fiorellino per te. Ok. Guarda tutta la città là fuori. Perché dovrei guardarla? Aspetta, poliziotto, un secondo. Cavolo, sono caduto. In che senso? Perché dove? Ma ti avevo detto di metterla sotto. Poliziotta! Vabbè, basta che scoppi, che importa? Ma ti avevo detto di metterla sottoterra! Ma è bella, colora tutta la città di rosso! Oh, cavolo! Se ora lo scopre, è finito! Che cos'è tutta questa TNT? Oh, cavolo, muoviti! Andiamo! Andiamo ad attivarla prima che la tolga tutta, cavolo! La sta togliendo, muoviti, poliziotta!
Ah, poliziotta, ti avevo detto di essere modesta, mannaggia a te! Che a me piaceva il rosso! Ma che cavolo, ma che... Ma non ti avevo detto di riempire tutte le case di TNT! Tutto il mio mondo! Poliziotta, ti vengo a salvare dopo! Foxy, Foxy! Ho una sorpresa per te, amico mio! Ehi! Ho una sorpresa per te! Ho letto tutti i tuoi segreti! Dio, Dio, il tuo mondo! Dio! Oh, cavolo! Via, via, via! È finita! Ops! Diciamo che siamo esplosi un pochino! No, sta proprio esplodendo qualche TNT, qualcosina, ecco. Il mio mondo! No, Foxy, ancora integro, è tutto qua. Che sta succedendo? Si è calmato! Guardate! Le ultime TNT sono esplose. Oh, cavolo! Che avete fatto? Ah, Foxy! Che abbiamo fatto? Avevamo letto tutto! I tuoi segreti, le tue statue, il tuo mondo segreto! Te lo meritavi! Sì. Hai detto delle cose brutte su di me! Appunto! E mi avete fatto scoppiare i tuoi crazy, il mio mondo! E quello per colpa di Foxy, appunto... Non mi interessa, tu me lo pagherai anche! No, poliziotta, non ti cavolare! Non mi sto sentendo bene, Foxy, la prossima volta che vuoi giocare senza di noi, avvisaci! E la prossima volta che vuoi prenderci... Non mi sento bene. Che ci facevi? Cosa stai facendo, Foxy? Che ci facevi con una... Ci facevi una barella in mano? Non mi sento bene. Ma che cavolo, ma che ci facevi con una barella in mano? Scusa, misuratemi la pressione, Foxy. Ma come è venuto questa mattina? Ah, poliziotta, andiamo a cena questa sera? Sì, amore. Andiamo. Ciao, Foxy. A proposito, se vuoi venire, ti offro io la cena. No, Foxy, lasciamolo qui. Mi fa male la pressione. Ti fa male la pressione. E rimani lì, rimani lì, così. Ma la pressione non ti fa. Ma la pressione non può far male. Vabbè, ma che idiota. Si sta negando. Poliziotta, aggrappati a questi blocchi qua.